Agenzia Pratiche Auto di Michele Ritoli. Assicurazioni, trasferimento di proprietà, immatricolazioni, demolizioni, duplicato dei documenti, rinnovo e duplicato patenti. Via Don Luigi Sturzo 66, al telefono 0882 474507, al cellulare 328 10 63 78 4, San Nicandro Garganico. Cari telespettatori, buonasera, benvenuti al programma culturale intitolato Culture. Bene, questo è il nostro approfondimento culturale e quest'anno va in onda di martedì alle ore 15:30. Quest'anno noi cercheremo di fare anche delle puntate all'aperto e nel corso della nostra stagione, come abbiamo già fatto nella prima puntata, ne avremo delle altre. Ecco, oggi abbiamo un ospite e si chiama Alessandro Cataluddi. Buon pomeriggio, Giuseppe. Grazie Alessandro, grazie per essere qui ad essere come ospite. Grazie, grazie a te per avermi invitato nel tuo programma. Bene, Alessandro, parlaci di te. Mi chiamo Alessandro, sono nato a San Severo. Vivo a San Nicandro ormai da un anno e dopo una decina d'anni passati a Bologna e, diciamo che impegni permettendo, mi dedico subito alla musica, che ormai mi conosci, quindi sai che mi piace un sacco e appena posso mi chiudo nella mia saletta di casa e vado a scrivere, fare, dire. Bene. Alessandro, dove sei nato? San Severo, come ti dicevo. Benissimo. Ecco, tu hai una passione, la passione per la musica, parlacene. Diciamo che la musica a casa c'è sempre stata, iniziando da mio padre che cantava nei cori qui a San Nicandro, poi anche i miei fratelli erano abbastanza appassionati di musica e io ero più piccolo, però mi sono appassionato subito e ho iniziato a strimpellare chitarra, un po' il piano e piano piano, diciamo, non ho mai abbandonato. Ho preferito studiare da autodidatta e anche con amici che magari erano più capaci di me già all'epoca e quindi mi insegnavano un po' cose sulla teoria musicale, un po' l'improvvisazione sullo strumento e comunque ho continuato negli anni, sono andato a Bologna e comunque ho avuto parecchi gruppetti, un po' di musica diversa e quindi tra una cosa e l'altra non l'ho mai abbandonata la musica e comunque è parte delle mie giornate. È parte integrante di te, della sì, tua vita. Sì, non riuscirei a stare senza musica, nel senso, della sera toglietemi tutto ma non i miei strumenti, per carità. Come dicevo, un'antica pubblicità. Esatto. Ecco, voglio dire che Alessandro è molto impegnato, Alessandro suona e Alessandro tipo ha una grande passione per la musica, ne sono testimone. Alessandro, qual è il tuo strumento? Il mio strumento principale è la chitarra elettrica principalmente. Che pezzi ti piace fare, suonare? Direi che mi piace un po' mi piacciono un sacco di generi diversi. Principalmente mi piace il funky, il blues, un po' il rock, ma la musica degli anni 70, 80, ma anche diciamo musica italiana. E sono un grandissimo fan anche delle colonne sonore cinematografiche. Ah, sì, quale film, insomma, di quale film, di quale colonna sonora? Beh, sicuramente ti piace? La mia preferita è quella di Inception di Hans Zimmer. Però chiaramente seguo anche Ennio Morricone, James Horner, John Williams, questi pezzi da 90, chiamavoli così. E infatti sono veramente dei grandi artisti. Ecco, Alessandro, tu quest'estate hai partecipato, sì, ad un concerto, parlacene.
Allora, in pratica un mio caro amico che è Giuseppe Caruso ha organizzato Che questo. salutiamo in studio, il professor Giuseppe Caruso, lo salutiamo con affetto. Ciao Giuseppe. Giuseppe ha organizzato questo evento in favore degli animali bisognosi, quindi il concerto era sostenuto da un argomento abbastanza importante. Lui ha chiamato tutti i vari musicisti e io avevo dato la mia disponibilità perché mi sembrava una cosa molto bella, anche perché non avevo mai suonato qui a San Nicandro in pubblico, e quindi ho accettato e devo dire che il concerto è andato molto bene. E mi ha sorpreso anche la disponibilità e generosità, delle attività commerciali e delle persone che comunque attraverso i premi della lotteria e attraverso la vendita, dei dischi degli artisti locali, comunque, hanno contribuito a, diciamo, sostenere questa causa in favore degli animali bisognosi. E poi la piazza era abbastanza gremita. Ho alzato gli occhi dopo il primo pezzo e ho visto che la piazza era proprio piena, e devo dire che anche lì, nonostante fossi, diciamo, abituato a suonare di fronte a parecchia gente, ma mai di fronte ad una piazza così nutrita, devo dire che mi sono molto divertito. Poi abbiamo incontrato altri musicisti, amici, e magari l'anno prossimo, attraverso sempre un'organizzazione ben fatta, si potrà fare la seconda edizione del San Nicandro Rock Fest. Ma tipo Alessandro, cosa ti è piaciuto di più di questo evento? Cioè, hai sentito molto l'emozione? Quali sono state le tue emozioni, ecco? Beh, sì, nel senso. Conoscere il 90% delle persone che mi guardava suonare, diciamo che l'emozione si è fatta sentire parecchio, ecco. Non me lo aspettavo, però ecco, la cosa che mi è piaciuta di più è questa, che suonavo comunque di fronte a parecchi amici e gente che mi conosceva, i miei genitori, eccetera. Ok, tu hai inciso un CD, no? Giusto? Sì. E parlaci di questo tuo CD. Allora, diciamo che l'idea di fare un disco e avere qualcosa di proprio, no? Era un'idea che avevo fin da piccolo, solo che comunque registrare comporta dei costi, perché attrezzature per registrare, strumenti e varie cose, però piano piano questa idea non l'ho mai abbandonata e piano piano, ho iniziato, diciamo, a scrivere i primi pezzi. A mettere giù qualche testo, qualche riga, e piano piano ho iniziato, diciamo, a collezionare questi pezzi, e sono arrivato, diciamo, al punto che non sapevo bene poi cosa fare. Poi un amico mi ha dato delle dritte e proprio in occasione del San Nicandro Rock Fest, diciamo, ho presentato questo disco, che volendo è ascoltabile nella mia pagina di SoundCloud, ovviamente gratuitamente. E poi i generi che sono presenti nel disco, diciamo, sono molto vari, perché ad esempio ci sono due pezzi che sono interamente strumentali da colonna sonora, che erano destinati a far parte di un film per un regista bolognese, Sì. solo che i tempi di stesura di tutta la colonna sonora non combaciavano con i tempi di uscita del film, quindi ho dovuto abbandonare il progetto. E poi c'è un po' di blues, un po' di funky, un po' della musica che ho sempre suonato più o meno. Alessandro, ti faccio una domanda molto diretta. Per te, che cos'è la musica? Bella domanda. Soprattutto emozione, no? È qualcosa con cui ci si può esprimere, credo. Penso che sia la cosa più. A meno che io sento questo, ecco. Insomma, Sì. è un'espressione di sentimenti, Sì, di elementi esatto. importanti. Magari attraverso la musica possiamo dire delle cose che facciamo fatica poi a dirlo nella realtà, o ci nascondiamo dietro
qualche piccola frase o... Non te lo so spiegare bene. No, sei stato molto, molto bravo e abbiamo apprezzato molto questo concetto. Bene, cari telespettatori, la nostra puntata volge al termine. Ringraziamo Alessandro per la disponibilità. Grazie a te, Giuseppe. E vi aspettiamo per la prossima puntata di Culture. Un abbraccio a tutti, buona serata.